buonasera. In questi casi, buonasera, rieccoci. Mi hanno messo sia due tavolini, uno col gin tonic che metto l'orologio per evitare di parlare 4 ore di fila, sull'altro metto il telefono che ho spento, come voi, e qui invece un foglio con quello che devo raccontare perché non mi ricordo esattamente di che cosa parliamo stasera. No. Parliamo di un argomento che in fondo per me dovrebbe essere quasi, come dire, quasi un argomento d'ufficio, perché parliamo dell'urbanistica, che è una roba particolarissima sta faccenda dell'urbanistica. Da questa sera uscirete tutti con un bollo sul libretto. Abbiamo partecipato al primo corso d'urbanistica. Magari ci sono degli architetti, degli urbanisti qua che mi guarderanno molto male, perché si diranno: come si permette lui di parlare d'urbanistica? E in verità l'urbanistica è una cosa, una scienza, come tutte quelle più serie, assolutamente inesatta. Quindi può succedere di tutto e tutti hanno il diritto di parlarne. Io vorrei che uscite da qua nelle prossime serate, voi parlaste d'urbanistica ovviamente, invece di parlare di questioni più serie tipo il governo, oppure non lo so, il calcio, oppure il raffreddore, quelle tre cose più importanti di quale si parla in questo periodo, vorrei che parlasse d'urbanistica. Allora, in Italia siamo dei cittadini. Pensate che questa cosa stranissima, che per noi ci sono i cives, no? I civis, essere civis, vuol dire essere civili, essere civis vuol dire essere civiltà. Questa parola originaria latina, che è servita a definire ben oltre l'appartenenza a Città di Roma, perché quelle della Città di Roma sono quelle dell'Urbes, no? Dell'Urbs. E per essere stato dell'Urbs ha un valore molto particolare, in quanto ancora adesso un inglese ben educato dice che è urban, no? Che è urbano. Sì, da noi non si dice che uno è urbano, al massimo urbanista, ma non è la stessa cosa, come dicevo prima. Però per l'inglese è urban, cioè vuol dire che è una persona ben educata. La città è il luogo della buona educazione, ma lo è sul serio? Allora, su questo vi vorrei portare a fare un ragionamento, e anche partendo da una cosa banale che ci tocca un po' tutti. Cioè, 100 anni fa era il 1918, uscivamo da una prova durissima, quella della Prima Guerra Mondiale. Per la prima volta i calabresi avevano tentato di parlare con i veneti, tutti e due in dialetto, tutti e due nelle trincee senza capirsi. Ed erano tornati ognuno di loro a casa sua, cioè ce lo siamo un po' dimenticati. Ma 100 anni fa, in fondo, quell'Italia che usciva dalla guerra e aveva versato proprio tanto, troppo, inutilmente sangue, ma l'aveva versato un po' nelle Dolomiti, un po' in montagna. In fondo il resto del paese non era stato toccato dalla guerra. La seconda guerra sarà molto più grave, perché la seconda guerra altera il tessuto urbano. Cioè, pensate che il luogo stesso in cui siamo, quello della vecchia canzone del Carcano in pè, non è più il Carcano di allora. Cioè, il Carcano di allora era un teatro ancora addirittura a palchi, no? Il Milano è stata cambiata dalla seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale non ha cambiato la fisicità dell'Italia, ma ha cambiato la percezione dell'Italia. E quindi partire da lì mi sembra abbastanza importante. Da lì però è cambiato il paese. Cioè, ancora uno che veniva nel 1918 in Italia era nel paese più bello del mondo. Sono passati 100 anni. Siamo ancora il paese più bello del mondo? È abbastanza discutibile. Ci siamo impegnati veramente con grande determinazione a renderlo piuttosto un po' bruttino. Non c'è niente da fare. Però la città rimane importante. Allora, la prima cosa da definire: ma che cos'è la città? Cioè, in che cosa si distingue la città di un altro agglomerato? Se voi girate la Germania, troverete molto spesso da un lato un castello diroccato dove una volta stava l'aristocratico dell'area, e poi intorno dei villaggi che sembrano
dei pulcini intorno a una chioccia che è la chiesa. Quello è un villaggio, non è una città. Eppure magari ha anche 8-10 mila abitanti. Invece vi capitasse di andare, molti ci sono già stati, a Busseto, patria di Giuseppe Verdi, no? Busseto credo che abbia 16 mila abitanti, una roba del genere, 18 mila. Eppure ha 3 teatri, 2 biblioteche, la chiesa dei Gesuiti, la scuola dei Gesuiti, una serie di palazzi storici, alcuni palazzi che sono stati centri di poteri veri e propri. C'è questa caratteristica bizzarra. La città italiana ha, su pochi metri quadri e spesso con una piccolissima popolazione, una caratteristica che è pari a una grande città mondiale. In che cosa è diversa Busseto da Shanghai? Nel fatto che da 18 milioni di abitanti si passa a 18 milioni di abitanti. Cioè, Shanghai è 1000 volte più grande di Busseto, eppure tutte e due sono delle città. Allora, questo ci deve spingere a fare una considerazione bizzarra, che è legata al fatto stesso che gli italiani sono dei cittadinofili, cioè sono dei cittadini. E è anche vero che in Italia noi consideriamo, e abbiamo considerato a lungo, il non cittadino in senso peggiorativo. Adesso, da quando c'è la pubblicità per gli amari, è diventata bella la campagna. C'è il veterinario che fa la pubblicità della campagna, poi c'è venuta anche la passione per la campagna, si spera di avere la casa in campagna, andiamo a spasso in campagna. Siamo in una fase nuova, ma per un lungo periodo la parola villano era un insulto. La parola caffoon era un insulto. La parola bifolco era un insulto. Cioè, la parola anche contadino, è contadino! Era un insulto, cioè nella linguistica di Bramieri, il contadino era un insulto. Allora, in che cosa consiste questo curioso rapporto per il quale il cittadino ha delle qualità e il contadino non le ha? Il cittadino, tra l'altro, in Italia ha una serie di valenze etiche. Per esempio, nel mondo contadino la festa si celebra con l'abbondanza. Molti di noi hanno partecipato ancora dei matrimoni agresti, dove si mangia più o meno da mezzogiorno alle 6 di sera e si spera che finisca finalmente, se no si muore, no? Perché la dimostrazione della qualità della vita nel mondo agricolo è legata a una sorta di esplosione dell'opulenza. Mentre nelle nostre città, ma a Firenze, come a Milano, come a Venezia, per esempio, c'erano una serie di leggi che proibivano l'opulenza. La Firenze del 300 aveva una normativa molto precisa per chi stava in città. Cioè, per un matrimonio una signora fiorentina poteva avere tot numero di bottoni sul vestito. Per una giornata normale un numero inferiore, per le giornate di festa un po' di più. Cioè erano determinati addirittura i numeri dei bottoni. A Milano la tradizione proprio urbana voleva quella cosa lì che stranamente si chiama understatement, prima che le inventassero gli inglesi era già vigente a Milano. A Venezia c'erano addirittura delle normative su come si potesse costruire in città, lì c'erano dei motivi tecnici anche che erano dovuti al peso degli edifici nell'ambito di una laguna che era messa su piloni di rovere o talvolta di pino. Quindi l'articolazione della città doveva avere un suo contenimento. La città per noi è legata a un'idea di frugalità. È un elemento molto particolare. E il contrasto fra città e campagna si forma su quell'elemento spesso di differenza di stile di vita. Perché il cittadino è cives. Pensate all'origine incredibile della parola contadino, che adesso a noi piace. Sapete che è un'origine assolutamente curiosa, spesso è colpa di Carlo Magno, Cioè, sapete che è sempre colpa di Carlo Magno, cioè, se l'Europa è divisa in tre parti, tedeschi, francesi, noi che non contiamo niente della Lotaringia, è colpa di Carlo Magno. Se il sistema di un impero sognato poi ha stimolato il pensiero demente di Napoleone, colpa di Carlo Magno. Cioè è sempre un po' colpa di Carlo Magno. Però la colpa maggiore di Carlo Magno
e di aver inventato in una struttura politica che si era disfatta durante il VII e l'VIII secolo, di aver inventato una struttura politica nel IX secolo. Questa si fondava sostanzialmente su un'amministrazione centrale abbastanza intelligente e su delle cancellerie integralmente reinventate, dove addirittura era rinata una scrittura per poter mettere d'accordo tutti, la famosa lettera carolina. Ma poi si fondava sul fatto che lui aveva tre tipi di personalità tecniche all'interno dell'amministrazione. C'erano, da un lato, i guardiani delle frontiere, quelli delle Marche, primo titolo nobiliare, che erano i Marchiones. Poi c'erano quelli che potremmo chiamare i compagni di merenda, quelli che stavano seduti allo stesso tavolo con lui, i comites, che era un vecchio concetto che lui aveva rubato a Traiano addirittura, aveva rimesso in moto, che era quello di dire chi è che mi sta proprio vicino. E poi c'erano quelli che facevano le relazioni con le varie amministrazioni decentrate, che erano i missi dominici, quelli che andavano lì e dicevano: guarda che a Bergamo hanno aperto l'osteria sbagliata, allora andavano a Aquisgrana e da Aquisgrana si decideva come andare avanti a Bergamo. Ma la figura più importante era quella dei comites. I comites furono mandati in un qualche modo a tenere ferma le amministrazioni cittadine. Questi comites arrivarono in Francia, dove le città di campagna erano ancora molto piccole, e trasformarono lentamente nel territorio dei Franchi il loro dominio sull'area complessiva e divennero i conti di Francia. Infatti hanno titoli poi importantissimi che attraversarono l'intero Medioevo e che divennero in Germania i Gräfen, il Graf tedesco, che a sua volta controllava ampie aree di territorio. Da noi i comites andarono in realtà a gestire le città. Rimasero a capo di queste città per 20, 30, 40, 50 anni, secondo i casi a Firenze li hanno tenuti quasi 80 anni, in altre città anche meno. E poi si sono riformate, perché gli italiani sono così, sapete che gli italiani sono risosi, è una roba nota, le nostre città italiane riformarono le assemblee. E nella riforma delle assemblee nominarono le proprie nuove funzioni politiche, che erano i consoli urbani. I conti vennero cacciati fuori dalle città e andarono a vivere fuori dalle città, formando il contado. Il contado formò i contadini. Siccome i cives guardava male il contado, finì col guardare male il contadino. Le origini di alcune nostre risultanze comportamentali, anche linguistiche, stanno proprio in fondo all'oscurità della storia. Da allora il cives ha guardato il contadino con un certo disprezzo. Oggi, per fortuna, non è più così. Si è ribaltato il sistema. Però in questo ribaltare il sistema, la città che era città è cambiata. La città iniziale era una cosa molto particolare e ha subito una trasformazione abbastanza significativa, perché quella originaria, se si esclude Roma, Roma è stato un pasticcio sin da quando l'ha fatta Romolo e Remo, cioè non ne sono mai venuti fuori. Hanno tentato di rimettere ordine, ci hanno fatto le parti palatine, si sono distribuiti fra i colli, però la stessa conformazione fisica della città li generava delle difficoltà, perché l'amministratore romano storico, che io chiamo, per definirlo facilmente, il contadino diventato soldato, aveva una testa molto quadrata, erano diversi dai romani di oggi, aveva una testa molto quadrata e là dove poteva andava a tracciare dei rettangoli. Tracciava i rettangoli sia per i pensionati, cioè quelli che erano stati nell'esercito e che andavano poi nelle terre nuove, tipo quelle nostre, a stabilirsi con le centuriazioni, cioè i centurioni in pensione avevano diritto alla centuria e le centurie erano perfettamente quadrate lungo una strada, ce ne sono ancora le tracce e per un certo verso ancora oggi la distribuzione dei campi, per esempio intorno alla via Emilia, segue ancora oggi la centuriazione romana. E poi fecero le città. Le città le fecero esattamente con la testa quadrata
un esempio bellissimo, un giorno che vi capita di perdere tempo, se andate ad Aosta, che è una delle ultime città che ha un'indicazione assolutamente del sedime romano, è proprio toc, fatta a quadrato, le funzioni pubbliche sono messe in luoghi specifici, la strada centrale c'è ancora, in alcuni casi questo meccanismo c'è tuttora. In teoria anche Milano ce l'avrebbe, però non sappiamo neanche più dove è l'incrocio fra il cardio e il decumano, se non alcuni che lo sanno segretamente. Probabilmente è via Cornaggia, una viuzza piccolissima all'interno della zona vecchia di Milano, dove, se dicono gli archeologi, probabilmente è quello l'incrocio fra cardio e decumano, perché è una via che sale lentamente, arriva al punto centrale e a 90 gradi esatti scende dall'altro lato. Quindi si potrebbe presumere che è lì. Quello era l'ordine. Però poi noi abbiamo disordinato tutto. Cioè quel passato è diventato la città medievale, la quale è cresciuta con parametri diversi, è stata intimamente disubbidiente, ha scoperto delle cose straordinarie, per esempio l'abolizione della strada, la conclusione, il concentramento della strada e questa cosa formidabile che però ha fatto il nostro tessuto medievale quando la città è diventata il luogo della civitas vera, della civiltà, e dove una casa toccava l'altra, una casa conviveva con l'altra e davanti c'era la strada e sulla strada c'erano i negozi. E la città di oggi? Si parla di verde. Io ho avuto l'opportunità di occuparmi, devo dire la verità, qui faccio un po' una confessione anche, io ho avuto l'opportunità di occuparmi di urbanistica circa 25 anni fa, quando mi trovai con i miei colleghi all'amministrazione cittadina a dover decidere una parte della città che vedete oggi, che è quella con i grattacieli a Porta Nuova, quella con il portello rifatto, quella con la bicocca. E allora, per convincere, sapete, convincere un consiglio comunale è molto più difficile che convincere i vicini di casa. Anche perché appena uno comincia a parlare scappano tutti alla buvette. Allora, per trattenere l'attenzione bisogna essere spiritosi. Io allora ho avuto la fortuna forse di fingere di essere spiritoso, ma li feci un disegno di Milano dicendo: vedete, adesso intorno a Milano c'è una cintura ruggine che è quella delle fabbriche abbandonate. Se voi volete potete trasformarla in una cintura di verde. E siccome la parola verde commuove costantemente, non per il riferimento a quelli che portano il grembiulino verde, ma perché la parola verde piace in generale, questo progetto fu in un qualche modo approvato. 25 anni dopo è diventato concreto. Abbiamo trasformato un'area di verde in un'area costruita, con un risultato molto particolare, perché lo dicono quelli che fanno le indagini, i milanesi sembrano felici della città nella quale vivono, di più di altri. Non è che siano felicissimi, non so, ditemi un po' voi, la felicità non è di questo mondo, ma sono più felici di altre parti d'Italia. I più felici in Italia oggi saranno a Milano e a Merano, sarà per via della M probabilmente, però può anche per altri motivi. Uno di questi motivi è la sensazione di appartenere a un mondo che oggi è più attraente di quanto non lo fosse ieri, e che spera magari domani di essere ancora più attraente di quanto non lo sia oggi. Mentre tendenzialmente, sento i nostri amici a Roma, sono più sul depresso, perché hanno la sensazione di stare in un mondo oggi che è più brutto di quello di 30 anni fa. Allora, questo partecipare a una evoluzione urbana in una direzione o nell'altra cambia l'umore della gente. Ecco perché l'urbanistica è importante, perché di tutte le arti, e fa parte dell'arte anche l'urbanistica in un qualche modo, l'architettura e l'urbanistica sono le uniche arti che coinvolgono tutti. Uno può fare anche a meno di sentire le ultime lucubrazioni di musica contemporanea, uno può fare a meno di capire cosa succede nelle arti visive contemporanee o anche nella poetica contemporanea, però la città è l'unico elemento che ci coinvolge tutti. Noi viviamo perché stiamo nella città.
E allora vivere nella città vuol dire anche partecipare ai suoi destini. E per un milanese alzarsi, anche se magari non gli piace quella roba lì, con la torre nuova, un gruppo delle case fatte intorno a Porta Nuova, però l'italiano è psichicamente architettonico, cioè non c'è niente da fare, fa parte della sua patologia mentale e anche della sua, forse della sua caratteristica genetica. Cioè agli italiani l'architettura piace, la città piace. Io facevo, quando insegnavo ancora al Politecnico, un'operazione molto crudele sui miei studenti. Li obbligavo per un quarto d'ora a guardare le demolizioni degli edifici negli Stati Uniti. Li trovate anche voi su internet, no? Quando prendono grattacielo, che a noi sembra ancora un bel grattacielo, ma che ha esaurito la sua funzione finanziaria, non la sua funzione fisica, ma quella finanziaria, e conviene buttarlo giù per fare un altro più ricco, più bello, più alto, più grasso, un altro. Un italiano normale, fate la prova con gli amici, andate su internet, se vede un quarto d'ora di demolizione sta male. Un americano si eccita. Sono tribù diverse, bisogna avere coraggio di accettare questa tribù diversa. Cioè, per un discendente dei barbari, ce ne sono anche fra di noi, cioè non è che i Longobardi fossero tutti cives romani prima di arrivare qua, però per un discendente dei barbari la demolizione della capanna è fisiologica, perché lui è partito circa, pare, si dice così oggi, 5.000 anni fa, è partito da uno scossone di popolazione dalle parti del basso Tibet, poi uno ha dato una spinta nella schiena all'altro di queste tribù, ci ha messo un po' di tempo e alla fine dell'Ottocento sono arrivati in California. È stata ininterrotta questa migrazione, lunga. In questa migrazione l'ideale non era una capanna fatta da un brianzolo, perché il brianzolo fa delle capanne che durano 30 anni. L'ideale era una capanna che alla fine dell'inverno, se uno gli dava una pedata, cadeva giù. Cioè quattro assi e tre peli di orso erano sufficienti a garantire l'inverno. Sarebbe stato gravissimo lasciare in piedi la capanna per la tribù che arrivava dopo, perché accelerava il suo percorso e ci faceva la festa. Quindi l'ideale era che il nostro accampamento non fosse più utilizzabile. Questo è il motivo per il quale in tutte le costruzioni di tipo barbarico, quelle partite in fondo dall'Himalaya arrivate fino in America, demolire una casa fa piacere. Noi siamo bestie diverse perché apparteniamo ai nuclei sedentari del Mediterraneo. Per noi le prime architetture stabili nostre sono in un posto che oggi non è neanche più frequentabile, che è lo Yemen del Nord, roba pericolosissima, ma sono dell'ottavo millennio prima di Cristo. Sono i primi manufatti documentati e sono le tombe. Cioè la tribù, quando viaggia, questa tradizione è rimasta sia nella cultura ebraica che nella cultura islamica, cioè non dico islamica, araba, quando muore il nonno va sepolto, gli si mette un sasso sopra in modo che non arrivi il primo cinghiale a mangiarselo, però poi uno va via, il nonno rimane nella memoria, rimane nel canto, motivo per il quale nascono i grandi romanzi epici, rimane nella memoria, nel canto, nei gesti, ma non rimane fisicamente. Se uno è stanziale, la cosa è ben diversa. Il nonno gli si fa una bella sepoltura e poi ci si torna a salutarlo e poi alla generazione successiva alla sepoltura gli si aggiunge anche un po' di decoro. E questo è il motivo per il quale gli stanziali hanno inventato l'architettura. L'architettura non è la costruzione è ciò che fa la capanna. L'architettura è una cosa stabile e ce l'hanno i popoli stanziali. Noi apparteniamo a quei popoli lì, per cui per noi l'architettura è fondamentale e per noi la città è civitas. Pensate che cosa strana e come è molto utile in questo campo, è molto utile sempre la filologia. Lì i nomadi del nord, i miei parenti, la città si chiama Stadt, che non ha niente a che vedere, che non è la contrazione di civitas, ma è la derivazione di Stehen, cioè è la cosa stabile.
Nel mio percorso perenne ho trovato un posto stabile, il posto stabile diventa la Stadt. La stessa cosa è all'origine, la Stadt poi evolve e diventa la parola town inglese, cioè per loro la città è un fenomeno di arresto nell'ambito lunghissimo della pellegrinazione costante. Non è necessariamente la civitas, per noi la città invece è la civitas ed è quella nella quale noi ci identifichiamo e nella quale noi troviamo i nostri valori. Allora, questo meccanismo è molto particolare perché ha poi mutato nei secoli e ha avuto una serie di passaggi. Il primo, dicevo, era quello ordinato del romano che con Righello faceva la città quadrata, mura intorno, una roba tutta ben fatta. La seconda fase è quella medievale. Quella medievale cambia integralmente. Perché cambia integralmente? Sempre per colpa delle scorrerie. Cioè, le più belle testimonianze le abbiamo proprio come mutazione dell'abitato, le abbiamo sulla parte rivierasca d'Italia, da Genova fino sostanzialmente a Napoli e anche più giù. Che gli insediamenti che si erano fatti lungo il mare, erano mica scemi gli antichi, se stava molto meglio sul mare che sulla collina, si faceva meno fatica a portare a casa la spesa e le bottiglie d'acqua minerale anche 2000 anni fa. Quindi si stava in campagna, ma si stava in campagna perché la campagna era ordinata, era la famosa lager romano, tutto bello ordinato, dove si coltivava. Arriva le prime invasioni, che cosa si fa? Si abbandona e si va su in montagna, perché in montagna ci si protegge. Difatti, tutti i nostri insediamenti lungo costa, e anche quelli interni, perché il caso di Orte appartiene proprio a quello, e corrisponde al fatto che dalla parte agricola dove si cresceva nella villa, si va a formare la piccola villa che è il villaggio, cioè si va a stare in un luogo decentrato, in un luogo concentrato, in un luogo tendenzialmente protetto. E quel luogo protetto ha una necessaria richiesta di condensazione dello spazio, cioè di densità urbana. È per quello che si evolve nell'alto medioevo questa forma nuova della città rispetto a quella romana antica, che è quella che per noi è un valore romantico così forte, ed è quella dove le case si toccano l'un l'altra. Toccandosi l'un l'altra generano una sorta di esercizio comune che non è molto lontano da quello delle favelas dell'America Latina. Abbiamo fatto anni fa delle ricerche molto divertenti sulle favelas. Io ci sono entrato con i miei operatori, allora facciamo ancora dei video, due me li hanno riportati con la pistola in faccia perché era meglio che non ci andassero, però da fuori si capisce che era un aggregato, si trovano intorno alle grandi città del Brasile, per esempio a Tallo San Paolo, sono favelas fantastiche. La nostra città medievale, quella roccata, è una favela ordinata, non è una favela vera, è ordinata. Perché è ordinata? Perché ha i luoghi di identità. E anche questo è un elemento che noi ci portiamo dentro come valore atavico. Io vi vorrei lasciare uscire da questa introduzione un po' disordinata all'urbanistica, proprio con alcuni concetti. Cos'è il passaggio dalla città moderna, antica, alla città medievale? Cos'è la definizione del luogo di identità? Cioè quella cosa che l'urbanistica americana, un po' più sveglia di noi talvolta, definisce banalmente il landmark. Cosa segna il luogo? La cittadina medievale ha due chiese, ha un palazzo del governo, ha una piazza del mercato, ha una serie di elementi dove la comunità trova la sua identità e il tutto è condensato in uno spazio minimo possibile e portato al massimo sfruttamento in base alla capacità di ordine e dei luoghi. Ma perché non abbiamo più quelle città lì? Come mai abbiamo le periferie che sono così diverse dalla città centrale? Anni fa feci una serie di riprese video molto interessanti sui nuovi quartieri costosi di Milano, tipo quello ex OM, e che è diventato un posto che il metro quadro costa 12.000 euro, quindi è roba per gente abbastanza piuttosto sull'agiato. Oppure in altre aree tipo Bicocca, guardando le coppie di anziani come me che camminano tristemente nella nebbia invernale,
E poi da lì sono ripassato proprio con la stessa macchina da presa in luoghi più normali, Porta Genova, dove le case costano la metà che in quei luoghi lì, però dove i signori Emeta stavano al bar a giocare a carte, cioè dove la città offriva una serie di elementi di coesione, elementi di vitalità, che erano dovuti alla struttura antica del modo di fare la città stessa. Quindi oggi si aprono tutta una serie di domande. Che tipo di città vogliamo per il domani? Che tipo di città immaginiamo? E soprattutto, quali sono i parametri che hanno fatto sì che noi abbiamo parlato una certa lingua per circa 2500 anni e 50 anni fa abbiamo cambiato linguaggio. Cioè quella città che avevamo una volta, che era la città italiana, è cambiata. A questo va aggiunto un altro elemento interessantissimo. La città italiana è sempre cresciuta in un qualche modo come un fungo su un albero caduto. Quello che si ereditava veniva mangiato, metabolizzato e trasformato. Vi do l'esempio più banale del mondo, che è anche più significativo. Tutti conoscono Ponte Vecchio oggi, no? Cosa c'è di più carino di Ponte Vecchio? Ponte Vecchio era chiamato Ponte dei Beccai a Firenze. Era un ponte isolato sull'Arno che aveva il grande pregio di essere il ponte ideale per i macellai, perché si macellavano le bestie su quel ponte, poi buttavano le frattaglie inutili in Arno e erano felicissimi perché finivano a Pisa. I fiorentini non sono mica buoni, hanno sto carattere particolare. Poi a un certo punto succede che riesce a diventare duca Cosimo I, non Cosimo il Vecchio, Cosimo I, quello del Cinquecento che riesce a farsi dare il titolo di duca di Firenze e di Toscana, cioè si lega all'impero e arriva addirittura a sposare la figlia all'imperatore. Lui, quando arriva a sta faccenda del matrimonio, dice, qui arrivano gli austriaci, cioè allora gli austriaci non erano quelli disperati di oggi, quattro gatti un po' con un governo di destra, erano diversi, quelli austriaci lì erano i più potenti d'Europa, cioè erano i ganzi d'Europa, dice, ma arriva l'austriaco, ma che figura si fanno a Firenze? E allora decidono che il ponte dei Beccai va ripulito e fanno un'operazione di urbanistica incredibile, cioè prendono il ponte, chiamano il Vasari che lavora per il Duca e il Vasari gli fa un progetto geniale che è quello di usare il ponte per collegare il palazzo nuovo di residenza che è Palazzo Pitti al palazzo storico del potere che è Palazzo della Signoria e inventa un corridoio che talvolta è aperto al pubblico ed è un'esperienza splendida poterlo attraversare, che parte da Palazzo Vecchio a Lungarno, attraversa il ponte e dal ponte arriva fino a Pitti. E da quel momento lì a Firenze c'è il Ponte Vecchio. Cioè noi prendiamo il passato, abbiamo sempre fatto così, abbiamo preso il passato, con intelligenza lo abbiamo analizzato e lo abbiamo trasformato per fare il domani. Questa è la cultura dell'italianità. Pensate che cosa curiosa, che 30 anni dopo si pone lo stesso problema a Parigi, all'Île de la Cité, che è il cuore della città allora, dopo la città si allarga. L'Île de la Cité è come una sorta di navicella posta in mezzo alla Senna ed era collegata ancora nel Cinquecento con ben 20 ponti a destra e a sinistra, ma brutti, scalcagnati, tenevano in piedi alcuni di legno, alcuni di pietre, che collegati con la città. Parigi ha lo stesso problema di Ponte Vecchio, sa cosa fanno? Fanno i francesi, buttano giù tutto e ne costruiscono uno nuovo. Oggi a Parigi quello si chiama Pont Neuf. La differenza fra l'architettura italiana e quella francese sta nel fatto che a Parigi fanno il Pont Neuf, noi facciamo il Ponte Vecchio. Loro poi faranno la Tour Eiffel, noi prendiamo invece a Roma gli edifici ereditati dall'antichità e in quegli edifici inseriamo i palazzi della modernità. Sono due culture antropologiche diverse, non c'è il bene o il male, è semplicemente che uno fa così e uno fa cosà. Però nel nostro fare così
abbiamo generato alcuni gioielli della storia dell'architettura e abbiamo fatto nascere alcune delle più belle città del mondo. Questo è un nostro elemento caratteristico e di questo elemento caratteristico dovremmo in un qualche modo tuttora essere consapevoli e a mio parere anche andare fieri. Ma perché non è più così? Questa è la domanda più curiosa. Perché Milano, in fondo la città dove abitiamo, che era ancora un po' così fino all'inizio del XX secolo, poi inventò l'espansione. Anzi, a dire la verità, fece il primo passo sostanzialmente cambiando l'area intorno a Piazza del Duomo, perché gli inglesi avevano deciso di investire e fare quella cosa straordinaria che è la Galleria Vittorio Emanuele. Era un progetto talmente folle che la società britannica andò in fallimento 3 anni dopo. Però alla fine fu realizzato. Per realizzarlo si decise di buttare tutto giù, tutto ciò che c'era intorno al Duomo. Io mi ricordo quando arrivai la prima volta a Milano con l'esercito napoleonico, nel 1796, era primavera, venivamo da una città terribile che era Parigi, vecchia, bolsa, cadente, non c'era ancora stato Haussmann che aveva fatto le avenue, era un posto tremendo, eravamo un gruppo di smandrapati, avevamo dai 20 ai 28 anni, cioè il generale di Bonaparte aveva 26, tutti sulle Kawasaki, no? Scesi come un fulmine dalla Francia, avevamo scoperto queste campagne nel mese di maggio straordinarie, verdi della Lombardia, e ad un certo punto avevamo visto questo miracolo, un pane di zucchero in mezzo alla campagna che era il Duomo di Milano. Eravamo entrati a Milano. Cioè Milano era una delle città più affascinanti dell'Europa da allora. Poi si cambiò, per la fine dell'Ottocento cominciò ad industrializzarsi, sviluppò le aree a nord, dimenticò quelle a sud. Quelle al nord erano quelle al sud erano quelle della ricchezza del 300, perché erano quelle dove le acque sotterranee uscivano, si chiamano risorgive, e siccome nel risorgere mantenevano la temperatura del sottosuolo, anche nel gelo del mese di febbraio avevano 14-15 gradi. Era stata la ricchezza di questa città, perché consentiva di fare 2 raccolti in più di erba rispetto al resto dell'Italia del Nord. L'erba adesso a noi non interessa più, diciamo quelle che la fumano, ma un'altra cosa. L'erba allora era il petrolio per la cavalleria. Chi aveva 2 mesi di erba in più, aveva 2 mesi di battaglie in più. E questi 2 mesi di battaglie in più, questo vuol dire parlare di urbanistica, erano quelli che consentirono ai Visconti di conquistare quasi tutto il nord Italia e a Gian Galeazzo di avere il sogno di diventare re d'Italia. Poi per fortuna non ce l'ha fatta perché Fiorentino l'ha fermato, però l'idea era quella. Ed era dovuta a questa potenza del carburante. Cioè la Milano di allora doveva tutta la sua ricchezza alla sua parte meridionale delle acque risorgive calde. Poi nell'Ottocento scoprì che quelle aree dove andavano a caccia ancora gli uomini del Quattrocento, tipo la bicocca degli Arcimboldi, erano le aree invece delle acque surgive, cioè delle sorgenti d'acqua, e come tali servivano a sviluppare l'industria. Con lo sviluppo dell'industria da un lato abbiamo cambiato tutto il nord della città, e con la lenta decadenza delle campagne abbiamo dimenticato la parte meridionale. Ma questa era una concezione della forma della città e della sua urbanità. Ciò che testimoniava la città da allora erano in verità 2 grandi spazi ereditati dalla storia, che erano uno, quello che derivava da questo sistema delle acque, per cui fra le sorgive e le risorgive e i 3 fiumiciattoli che sono l'Olona, l'Ambro, cioè i 3 fiumiciattoli attraverso la città, avevamo costituito una sorta di rete idrica e della quale erano centrali i navigli.
Poi arrivò la speculazione. Milano non hanno chiuso i navigli perché puzzavano, hanno chiuso i navigli per dare al retro delle case il valore commerciale del fronte delle case, perché Visconti di Modrone di oggi è diventata una strada di case di fronte, non più di retro. Quindi l'urbanistica è stata cambiata a Milano in un qualche modo dalla voglia di guadagnare. L'altro elemento che avevamo nella città che la contraddistingueva in un modo straordinario era la più grande fortificazione d'Europa, cioè metà dei soldi che gli spagnoli rubarono a Maya e a Stecchi in America del centro e del sud con la conquista con i conquistadores andò a finire a Milano, un po' per via del Ferrante, del Gonzaga, un po' per via dell'importanza che svolgeva la città in ambito ispanico, andarono a fare le mura. E Milano era la città fortificata più grande d'Europa. Noi, 60 anni fa, senza un attimo di esitazione, le abbiamo buttate giù, perché ci serviva per fare quel bellissimo edificio che è il grattacielino di Porta Romana. Abbiamo distrutto il passato per un piccolo appetito di contemporaneità. Ecco perché l'urbanistica è importante. Vi do questi esempi perché sono quelli che permettono di capire in che senso e in che misura il rapporto fra città e ambiente. Vedo passare delle fotografie così in loop, cioè, ed è in fondo quella mia serata di questa sera nei vostri confronti è una serata di assoluta cattiveria che mi perdonerete. Io vorrei che usciste depressi. Vorrei che usciste depressi, però carichi di voglia di cambiare le cose. Cioè carichi di voglia, ed è di questo in fondo che bisogna avere coraggio di parlare nel modo più serio. Ecco questo, questa è la città che cresce, no? Umberto Boccioni, il futurismo, la passione per una città nuova che sta crescendo. Pensate che il quadro più famoso di Boccioni si chiama La città sale. Alcuni la chiamano La città che sale, è sbagliato. La città sale è un'esaltazione per la nuova città che sta crescendo. Quella che vedete qua invece è la città del Medioevo. È quella dell'affresco del buon governo in cui la città è condensata, la città è su di lei chiusa e però è viva e dialoga con una campagna che è intatta. Il rapporto antico che noi abbiamo ereditato dalla storia è un rapporto dove la città è densa e il rapporto fra la città e la campagna è pulito. Il rapporto nuovo è quell'altro, questo è sempre il rapporto antico, un quadro di Bellotto, di Torino, pensate Torino di oggi, era meglio quella lì, onestamente. Però non è che possiamo tornare indietro, possiamo formarci oggi una sensibilità per tentare di capire che cosa va fatto. E io sono qua questa sera un po' per stimolarvi, cioè vorrei che questa cosa diventasse una sorta quasi di propaganda per un ritorno ad un'Italia migliore. Loro erano entusiasti, guardate che roba, è Boccioni che si fa l'autoritratto di fronte a certi casoni che se li vediamo oggi ci viene un attacco depressivo. Eppure a loro piaceva, allora noi non abbiamo il diritto di pensare di essere più intelligenti degli altri, abbiamo solo l'obbligo di indagare il motivo che spinse loro in questa direzione e che oggi a noi ce ne suggerisce un'altra. Noi oggi abbiamo una percezione diversa di ciò che è la città. Noi oggi rimaniamo affascinati al quadro di Segantini che ci fa vedere, guardate questo posto qua, oggi si chiama St. Moritz. Tristissima evoluzione, eh? Anche lo svizzero ci ha dato dentro troppo, cioè non è una malattia solo locale, però questo è St. Moritz visto da Segantini e non tanto tempo fa. 130 anni fa, cioè un momento brevissimo nella storia dell'umanità. Il mondo prima era questo, era questo mondo magico dove la campagna giocava un ruolo e dove la campagna era in qualche verso una sorta di stimolo per capire il nostro rapporto fra passato e presente. Questa questione del rapporto fra passato e presente diventa oggi un tema estremamente importante perché diventa un tema dell'identità. Allora, il tema dell'identità ha un suo valore.
Cosa ne facciamo del passato? Lo demoliamo o lo vogliamo restituire la qualità che vedete passare in queste immagini, che smetto di commentare, se no ci deprimiamo tutti insieme e continuiamo a guardarle senza commentarle. Quando siete entrati vi hanno regalato questa pin, Save Italy, non vuol dire niente, eh? Cioè non è niente, non ci si iscrive, non esiste, è una pura posizione etica nei confronti del paese in cui viviamo. Vi vorrei raccontare come nacque questa cosa in un modo molto goliardico per un certo verso, perché a Tivoli, dove c'è la villa di Adriano, e che una volta era uno dei luoghi più belli del mondo, cioè il ritratto di Goethe a Tivoli è un'immagine aulica della nostra coscienza condivisa in Europa, a Tivoli ne erano già fatte dogne. Avevano messo dei muraglioni che bloccavano il fiume, avevano alzato un pezzo di terreno per poter fare delle case nuove, avevano fatto degradare questa Tivoli in un modo tremendo. Però a Tivoli c'era comunque la villa di Adriano e intorno alla villa di Adriano una serie di spazi ancora abbastanza conservati che andavano all'infinito verso la Roma dell'antichità. A Roma dovevano trovare uno spazio per mettere la nuova discarica del pattume. Avevano guardato sulla carta e detto posto vuoto, il migliore Tivoli. Ed era partito una già partita. Poi sapete che quelli del pattume, siccome sul pattume si guadagna molto di più che sulla mortadella, era un boccone d'oro prendere sta Tivoli. E stavano quasi per farcela. Io ebbi la fortuna allora, che lavoravo ancora per la RAI, di fare una trasmissione su Tivoli, sulla villa di Adriano e sul rischio che si correva. E avevo lanciato una sorta di piccola chiamata dicendo se questo argomento vi interessa, troviamoci a Tivoli fra un mese che dimostriamo che non siamo d'accordo. Pensavo che sarebbero arrivate 20 persone, onestamente. Ne arrivarono 6.000, ma anche della gente da lontano, uno addirittura col sidecar era arrivato. La gente del luogo aveva organizzato un picnic, cioè pioveva pure con dei maccheroni, ma la cosa fu molto simpatica. Ebbi la fortuna di ritrovarmi ad una cena al Quirinale con la Cancellieri, ve la ricordate quella signora un po' che l'ha fatta fuori, però era peccato perché era un bel donone, cioè aveva grinta, a me era simpatica. Con la Cancellieri, che allora era ministro dell'interno, e gli disse: guardi un attimo, ministro, che cattivo li stanno facendo, una vera porcata, e la fanno con in un qualche modo la benedizione del vostro prefetto, e la popolazione locale non è mica tanto d'accordo. O la Cancellieri ha bloccato l'operazione, e lì il nostro Tagliandino divenne in un qualche modo utile. E poi due o tre volte successivamente abbiamo sempre avuto l'opportunità di intervenire sull'eredità storica. Non vi ho portato le foto, ma su un luogo che ritroverete facilmente sia sul telefonino che sull'internet, anche del computerino domestico, che per me è molto importante, che è Carditello. Nessuno sa cos'è Carditello. Sì, è una reggia. Ma Carditello soprattutto è il luogo dove la fisiocrazia austriaca, perché è lì che nasce, austro-francese, trovò il suo terreno di sviluppo grazie al matrimonio fra Maria Carolina e Ferdinand. E dove Ferdinand, fra una contadina e l'altra, si dedicava anche un po' ai lavori dello Stato. Non era distratto, come lo dicono dopo i piemontesi parlano male dei Borbone perché hanno vinto. Però non era, cioè, fra i Borbone e i Savoia, apparentemente erano più civili i Borbone, Mi spiace, sono savoiardo qua presente, non vorrei che si offendesse, ma oggettivamente la grande rivoluzione che farà Cavour nell'Ottocento l'avevano già fatto i Borbone nel Settecento. E se avete un giorno l'opportunità di andare a Caserta c'è il primo vero manifesto maoista prima di Mao Zedong, che è il presepe. Il presepe di Caserta è straordinario perché è del 1764 ed è un presepe enorme, praticamente ci sono dentro tutti, ma soprattutto la cosa interessante è la prima propaganda alimentare di un'alimentazione nuova,
ci sono le provoloni, le provole, le provolette, le prime mozzarelle, le bufale, e alla fine in mezzo, accanto al bambino Gesù, c'è un tavolino separato con un contadino napoletano che mangia gli spaghetti con la pomarola in coppa, con la forchetta. Quindi è l'indicazione di come cambia la civiltà del Settecento. Ora, tutta questa meccanica che nacque lì e che fa sì che in America pensano che la pizza sia stata inventata in California, ma non sanno che la pizza viene da lì, non sanno che gli spaghetti, tutta questa roba era nata a Carditello. Adesso far demolire Carditello era un crimine contro l'umanità, a mio parere, perché se l'umanità deve molto al proprio stomaco, talvolta di più allo stomaco che al cervello, lo dimostrano anche le situazioni politiche attuali, onestamente Carditello andava salvato. Abbiamo fatto una manifestazione a Carditello e siamo riusciti a farla ricomprare allo Stato. Mi ricordo, avevo fatto un comizio davanti alla reggia di Caserta, ma molto improvvisato, con un megafono, ed era passato per caso quello che per breve periodo fu ministro dei beni culturali, fu ricomprato. La terza volta l'abbiamo fatta qua a Milano per un'altra cosa che sembra marginale, che è una delle vie che collegava il Ticino alla città e che doveva essere consumata dall'allargamento abbastanza inutile di Malpensa, ma non era inutile, era utile a quelli che costruivano i nuovi capannoni, non serviva per niente l'aeroporto, e anche lì ci siamo riusciti. Quindi queste operazioni molto goliardiche, ma convinte, di Save Italy hanno un loro senso, sono andate lì e loro ho chiesto: stasera vi diamo con il biglietto d'ingresso anche la targhetta Save Italy. Non vuol dire niente, però è semplicemente uno stimolo al pensiero, e siccome lo stimolo al pensiero è utile alla mente, sono felice che ce l'abbiate. Però vuole dire di più: io so come salvare l'Italia. Sì, motivo per il quale non faccio politica. Pensate, noi oggi, rispetto alla popolazione mondiale, siamo meno dell'1% della popolazione mondiale. Chi si ricorda ancora le lezioni di matematica a scuola si ricorda che si diceva un epsilon. Prendete un epsilon, il numero più piccolo che sia, ecco, noi siamo un epsilon dell'umanità. Ma c'è una cosa interessante. Ho avuto l'opportunità negli anni passati di lavorare talvolta per le grandi aziende del lusso, soprattutto quelle francesi, Cartier e quei tipi lì, che indagano molto sul mercato. Cartier definisce il ricco, che è fondamentale, se no il disperato normale non va da Cartier a comprare gioiellini. Cartier definisce il ricco in base a un uomo che, o una famiglia, un nucleo familiare che, una volta espletate tutte le richieste di quella cosa che si chiama la scala di Maslow, la scala di Maslow è una scala econometrica dove si dice il mangiare, proteggere i figli, coprirsi, bla bla. Cinque parametri di Maslow, una volta superati i cinque parametri di Maslow, gli rimane $1 milioni da buttare dalla finestra. Quello è un ricco, quindi non so quanti ce ne siano qua, alzate le mani, non c'è il fisco, io le tengo basse, non ne faccio parte. Però ci sono, i ricchi oggi sono, secondo parametro Cartier, sono 18 milioni. In previsione, fra 30 anni, saranno 60 milioni. Ho detto 60 milioni, 60 milioni, ce n'è uno per ogni italiano. E lì mi è venuta l'illuminazione. Per salvarci, noi abbiamo un'unica soluzione. Ognuno di noi deve adottare un ricco. Sì, ma non è facile adottare un ricco, ma perché questa illuminazione mi è venuta, scusate, sono questa conferenza che stasera non è molto seria, però le cose anche non serie, ironiche, possono talvolta accendere dei lumini nella testa. Mi venne l'illuminazione di questa faccenda una notte che ero a Hong Kong.
Kong tutti sanno che magico, tutti i grattacieli, i colori, però bisogna camminarci quando fa caldo a Hong Kong. Era tremendo. C'erano delle false Ferrari che emettevano un fumo marrone scuro come quello dei camion di barbabietole in salita. È un degli odori di cibo terribile in giro, un'aria ferma, e tutti questi poveri cinesi ricchi che mangiavano moltissimo aglio e avevano dei vestiti di plastica. L'aglio più il vestito di plastica ne faceva delle bombe umane. Allora, l'incrocio fra false Ferrari e bombe umane più il clima mi ha colpito molto, nel fisico anche. E lì mi sono detto, ma noi dovremmo convertirli. Cioè noi dobbiamo ripetere in piedi quel tema dal quale ero partito stasera, che è il de propaganda fide. Quando Papa Ludovisi nel 1621 inventò l'istituzione dei missionari sotto il titolo de propaganda fide, usò questa parola molto intelligente, che è propaganda, la inventò allora, la parola propaganda, poi dopo l'hanno usata sia i comunisti che i nazisti, che Gesù, cioè tutti quanti, però fu inventata allora, nasce allora la parola, e nasce su un concetto che torna all'argomento del nostro incontro di questa sera, dalla città. Per il romano antico c'era l'urbs, poi fuori c'era l'ager, e nell'ager c'era una roba fondamentale, la mucca, il numero di mucca era il numero delle teste di mucca e la capita. Dalla capita veniva il capitalista, cioè dalla mucca di Campania l'uomo dell'Urbs era capitalista. Poi c'erano i boschi, Ixunt Leones, no? E poi in fondo, dove non si arrivava, c'era il Pagus. Nel Pagus c'erano i pagani, quelli da convertire. Il De Propaganda Fide nasce per convertire i pagani, un'operazione missionaria. Io penso che dobbiamo reinventare un De Propaganda Fide a Hong Kong, nel quale noi gli spieghiamo che l'aglio è fantastico, però non bisogna mangiare 4 teste d'aglio intere. Un pochettino in aglio, olio e peperoncino va benissimo. Cioè che la quantità modica lo rende in qualche modo presentabile. Che se fa caldo è molto meglio una camicia di cotone leggero e una giacca di lino, piuttosto che una roba di una qualche struttura di tipo biochimico, chimico, sintetico, quella roba lì, che fa sudare. Cioè, noi abbiamo la capacità di insegnare ai ricchi come si fa a campare. Questa è una forza dell'Italia di oggi. Non ce l'hanno mica tutti. I popoli in grado di insegnare come si sta al mondo senza lavorare troppo. Quelli lavorano moltissimo. Senza lavorare troppo. Campando anche con delle esigenze minori, cioè non è necessario avere la falsa Ferrari, ma comprati una macchina normale, va bene uguale, cioè non è necessario esagerare in tutto, noi siamo portatori di alcune lezioni possibili di vita di comunità, quindi penso che noi dovremmo avere la capacità di adottare ognuno di noi un ricco, però purtroppo non nell'Italia di oggi, cioè l'Italia di oggi non attrae più. Mentre l'Italia ancora appunto di 100 anni fa, per quanto miserabile, per quanto uscita dalla guerra, era un luogo in grado di attrarre i più raffinati del mondo. Bernard Berenson, che veniva dall'America, aveva comprato la villa dei Tatti già prima della guerra e si occupava di commercio d'arte. La Victoria Ocampo, amica di Borges, di Bioy Casares, che stava a Roma e faceva le sue stramberie mondane. Cioè noi eravamo ancora tutte le signore chic alternative del mondo intero, che un po' le avevano sentito parlare del Gabriele D'Annunzio e pare delle sue qualità nascoste o da camera da letto, un po' anche così in generale delle virtù degli italiani, noi eravamo il luogo più chic della terra per una elite. Oggi dovremmo immaginare di esserlo per molta più gente, ma per fare questo dobbiamo affrontare una questione molto seria. Dobbiamo avere il coraggio di restaurare l'Italia. I grandi lavori pubblici del secolo che abbiamo davanti a noi potrebbero essere quelli nei quali si decide di tornare ad essere il più bel paese del mondo. Cioè prendiamo quella cosa straordinaria che i produttori di formaggio hanno rubato all'abate, che è il bel paese,
all'abate Stoppani, riprendiamo l'immagine di essere noi il bel paese per eccellenza. Per via della complessità culturale, io ho il diritto di dirlo essendo anche un po' francese e tedesco, se no sembrerebbe una roba detta proprio da uno che tira l'acqua al mulino. Però la bellezza articolata del sistema italiano si fonda su questo meccanismo formidabile che è quello del rapporto costante fra città e campagna. L'Italia è più bella perché l'Italia è l'Italia dei Cives, è l'Italia delle 100 città delle quali parlava con grande passione Filippo De Pisis. Se siamo in grado di recuperare quell'Italia lì, saremo in grado di dare al nostro epsilon di popolazione mondiale un avvenire assolutamente attraente. E lì vorrei anche concludere con un altro tema che oggi è quasi imbarazzante come outing. Oso dirlo, non è bello, eh? Sono europeista. No. Però non sono mica tanto un europeista che va d'accordo con i francesi e con i tedeschi, eh? No, attenzione, fermi tutti. Cioè, sapete che il dramma dell'Europa è che Carlo Magno è morto, c'aveva il figlio Lodovico il Pio, il poi Lodovico è morto, c'aveva tre figli lui. Uno si è papato la Francia, uno si è papato la Crucogna e Lotario si è preso il pezzo di mezzo. I due si sono messi d'accordo per fare la festa al terzo, come sempre. Da questo accordo, che è il giuramento di Strasburgo dell'849, sono derivati 1100 anni di guerra. Sono morti centinaia di milioni di esseri umani, ci siamo straziati. Solo se noi ridiamo a quel pezzo di mezzo, cioè a noi, un ruolo da giocare, possiamo immaginare di salvare l'Europa. Allora in questa Europa che dovremmo salvare, la funzione che svolge la nostra eredità storica è estremamente importante, perché le nostre città sono realtà diverse da quelle degli altri. Loro hanno in Germania le città libere e le città grandi, ma sono poche rispetto alle nostre. Noi abbiamo una risposta a un'urbanizzazione civilizzata del globo terrestre. Quanti miei amici, qui parlo seriamente, cinesi per esempio, sono venuti in Italia per tentare di capire che cos'è il mistero magico della genesi delle nostre città piccole. Quanti, soprattutto in un momento come quello che viviamo, perché vedete, vedo che ci sono due o tre persone qua che hanno forse la mia età anche presenti. Noi ci ricordiamo un tempo nel quale se uno non era di Milano o di Roma o di Torino era un po' fuori dai giochi. Anche i miei amici diventati famosi da Parma venivano a Milano. Non è più così oggi. La formidabile trasformazione tecnologica del mondo nel quale viviamo fa sì che a Vigevano si campa come a Milano, basta avere internet. E c'è anche un vantaggio. La vita costa leggermente meno, l'atmosfera talvolta è più garbata, quindi la struttura della città megalopolica, megalitica, megalomaniaca è una struttura che non è da noi necessaria. Non siamo Shanghai, cioè fuori Shanghai che niente, eh? Cioè proprio le dura, però da noi non è così, cioè da noi si sta bene anche a Lodi, eh? Cioè no, 50 anni fa a Lodi non si stava molto bene, oggi si sta benissimo a Lodi perché abbiamo il sistema telematico, perché abbiamo una capacità di comunicazione. Forse se i treni andassero meglio sarebbe anche un vantaggio, però questo ne parleremo un'altra volta quando incontreremo il presidente delle Ferrovie dello Stato, diventate ferrovie, non ferrovie, quella roba lì. Però noi abbiamo una struttura urbana che caratterizza il paese e questo paese formidabile, in verità, se abbiamo il coraggio, va salvato. Io mi sono spesso inalberato quando nelle discussioni pubbliche, e ne ho approfittato però, se no non sarebbe nata la città di oggi, si parla di verde. A me la parola verde mi fa venire l'ittero. Non esiste il verde. Il verde può essere un geranio messo sul terrazzo, può essere l'albero in una strada, può essere il giardinetto pubblico, come può essere il parco, come può essere in realtà tutta l'area di Chiaravalle che abbiamo lasciato morire lentamente. Il verde non esiste. È solo un colore.
Il rapporto con l'ambiente è una cosa molto più complicata. Il rapporto con l'ambiente è ciò che determina la qualità del paese Italia. E purtroppo questo paese Italia lo abbiamo massacrato. Quella cosa che abbiamo definito con un gruppo di amici un po' provocatori, l'urbanistica liquida, che sembrano delle case rimaste dopo il passaggio del fiume, come se fossero le ciabatte di plastica abbandonate sulle spiagge. Cioè passa questo flusso e rimane una roba di qua, una di là, non si guarda neanche, una non corrisponde alla... Una sorta di cacofonia tecnica, geografica e estetica. Sulla quale però bisogna fare un'ultima riflessione, se avete ancora un po' di pazienza vi tengo qua, se non problema, dite sono stufo, me ne vo, però è fondamentale. Noi abbiamo dovuto accettare una serie di catastrofi che hanno tutte una ragione normativa. Uno si chiede, ma come mai ci sono le tapparelle e non ci sono più le persiane? Domanda strana, no? È innegabilmente più linguisticamente italiana la persiana della tapparella, perché i produttori di tapparelle erano bravissimi. Sono riusciti a inserire un articolo, quando fu passata la normativa sull'edilizia convenzionata e popolare, che poteva essere sovvenzionata solo l'edilizia con le tapparelle. E da allora un linguaggio che per noi era stabile, guardate che se vi capita di andare a Oplonti, negli scavi nell'area napoletana, quindi legati all'eruzione del Vesuvio, troverete delle persiane che hanno 2000 anni. Noi per 2000 anni abbiamo fatto le persiane, per 2000 anni abbiamo fatto le porte doppie che si aprivano così, come ancora nelle case dell'Ottocento, poi è arrivata la normativa nuova. Tiè, tapparelle, porta tamburata, forever. Si vede che la lobby dei tapparellai era molto abile quando è passata quella normativa. Ma ci si chiede anche come mai negli ultimi 50 anni nessuno dei nostri esimi rappresentanti nella Camera, fra le migliaia di leggi assolutamente utilissime che hanno votato, non abbia pensato a reintrodurre il diritto di mettere la persiana per avere una casa sovvenzionata. Questi sono i temi per i quali mi piace fare queste prediche, perché ognuno di voi un suo onorevole ce l'ha nel fondo del cuore. Quando lo incontra, gli tiri le orecchie. Gli dica che anche lui è un po' colpevole del fatto che il paese non è più bello come lo era prima. Se l'Italia non prende coscienza della realtà nella quale sta vivendo e della grande scommessa che ha davanti, sarà molto difficile ritornare al paese bello che eravamo prima. Ma basta uscire da Milano. Quante sono le cascine crollanti? Sono crollanti perché nessuno gli ha dato il diritto di riconversione da agricolo a abitativo. Sono crollanti perché una volta quei campi erano coltivati da nuclei di 40 famiglie messe insieme che oggi sono sostituite da un iraniano e un trattore. Le 40 case sono vuote. Diamoli un destino. Cioè dovremmo essere capaci di capire che l'eredità storica che ci è pervenuta è un grandissimo regalo, che la nostra origine, oltre che bimillenaria, è formidabile e che trattarla male è un crimine. Dovremmo capire che quello che hanno fatto a Firenze con Pontevecchio è giusto farlo ancora oggi, che se c'è una casa è un'altra cosa, ma accrocchiamoci sopra. Ogni volta che vedo una condanna per superfettazione immobiliare, mi dispiace, è bravissimo chi l'ha fatta la superfettazione immobiliare. Cosa ha fatto? Ha aggiunto due stanzette alla casa che aveva già in campagna. Ma porca miseria, per 2000 anni abbiamo aggiunto due stanzette alla casa che avevamo in campagna. E l'Italia è diventata bella per via di quella aggiunta, per via del fatto che la famiglia che decideva di aggiungere la cameretta perché si sposava un parente, ma ci ragionava, lo faceva con garbo. Aveva molto più intelligenza il piccolo proprietario, magari semi-analfabeta, di quanto non ce l'ha oggi il progettista che gli fa una casetta fuori. Cioè l'Italia non è basata solo sulla normativa di oggi, è basata su una formidabile tradizione che è la sua lingua. Questa lingua va preservata e da questa lingua noi possiamo porre le basi per un avvenire e per adottare tutti i ricchi del mondo che si annoiano. Grazie e buona serata. Yeah.
Ci vediamo al prossimo giro. All'uscita, se firmate, vi danno un certificato di urbanista e verba. Buona serata.